gloriosissimo principe e arcangelo. Ecco, dentro la chiesa, col chiaro nome dedicato al gloriosissimo principe, più col cuore che col corpo umiliati e penitenti tutti noi, questi divotissimi prieghi nel tuo cospetto porgiamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vi saluto dal centro storico di Pomarico. Siamo qui nel giardino, qua nel centro storico, alle spalle della chiesa del Monte dei Morti, dove stavo leggendo un passo che era relativo al contratto stipulato tra il clero e l'Università di Pomarico per la donazione delle 30 libbre di cera a San Michele Arcangelo. L'argomento è la festa di San Michele. Ogni volta, prima di un grande evento, noi siamo pronti a realizzare delle immagini con dei commenti per, diciamo, condividere con voi gli eventi più belli della nostra comunità. Oggi ci troviamo qui nell'Hortus Conclusus, qui al Rione Castello di Pomarico, dove l'animo si ristora, c'è un silenzio meraviglioso. Poco fa sono passati anche dei turisti che sono stati qua in zona e siamo rimasti un po' a contemplare questi posti. La cosa più importante è che siamo qua per ricordarvi che tra qualche giorno è la grande festa del nostro santo patrono, San Michele Arcangelo. Diciamo che è la prima festa più importante del comprensorio, la prima festa patronale che apre tutte le feste patronali annuali. Siamo qui per diffondere sia ai pomaricani, ai vicini e anche in particolare a quelli lontani anche il programma che si terrà, cercando di fare dei riferimenti anche a questi posti da dove è partita proprio questa nostra grande festa patronale. All'interno di queste strade strettissime, ma la popolazione era comunque inferiore rispetto all'attuale. Questa è la chiesa del Monte dei Morti e in questo slargo con molta probabilità era il posto dove vi era la vecchia chiesa madre, quindi qua era la chiesa madre del Pomarico antico e c'era una porta rivolta verso nord e poi un'altra porta più piccola, la porta delle donne veniva chiamata. All'interno c'era anche questo bellissimo altare dedicato a San Michele Arcangelo e da qui la prima processione con il santo è partita per tutto il centro storico e poi non si è più arrestata nei secoli nel 1630, l'8 maggio del 1630. Andiamo avanti perché c'è un'altra sorpresa. Siamo qui al Cozzo del Forno, un'altra piazzetta principale di questo proto centro storico e la processione si fermava qui per un po', dopodiché transitava in questi percorsi angusti. C'è questo arco molto caratteristico che portava alla strada in cui abitavano tutte le famiglie nobili. Ci dobbiamo chiedere a Tasso,
ci dobbiamo immaginare che la statua veniva portata a spalle e i nobili, diciamo, pretendevano che la statua fosse avvicinata ai loro balconi, così loro mettevano la loro offerta al santo. Qui c'era la famiglia dei Giordano, degli Agneta, e dall'altra parte dei De Cicco, Menavund, oppure dei De Pascale. Ecco il nostro vecchio corso qua nel centro storico. Se Aldo Amati Photographer vuole fare una panoramica, lo potete vedere. E siamo dall'altra parte del centro abitato, dall'altro versante, siamo praticamente nella zona della Torre dell'Orologio, è in un angolo molto ma molto bello del nostro paese, che viene curato dai suoi abitanti. Un invito a tutti i pomaricani affinché facciamo tutti questo, perché questo centro storico così sarebbe una cosa molto ma molto bella. E questo anche per dirvi che tra un po' iniziamo a vedere qualcosa di questa bellissima festa. Ci sposteremo adesso in piazza Vittorio Veneto per raccontarvi il 7 maggio. L'offerta della cera è direttamente collegata ad avvenimenti accaduti nel 1527 ed anche all'inizio del 600. Ci fu un'epidemia pestosa molto ma molto forte che prese tutti questi territori e Pomarico fu salvata. In ringraziamento dello scampato pericolo, l'amministrazione comunale decise con contratto di portare al santo 30 libbre di cera bianca lavorata, un avvenimento che sarebbe accaduto ogni 7 maggio di ogni anno, a partire quindi dagli inizi del 1600, in maniera contrattuale. Un'altra cosa importante legata allo scampato pericolo della peste fu quello che fece l'arcivescovo di Manfredonia, in quanto donò a Pomarico 4 pietre provenienti dalla sacra grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. Mandò a Pomarico queste 4 pietre che furono installate presso, nei punti più alti, presso la chiesa madre, la vecchia chiesa madre che era al castello, e anche in altri punti, tipo la casa del governatore. Chiaramente oggi non ci sono più, ma chissà, si potrebbe fare anche qualcosa per farle ritornare. Dopo lo svolgimento del corteo e il piccolo buffet che si tiene dalle parti della casa comunale, alle 21.30 qua in piazza Vittorio Veneto c'è l'esibizione del concerto bandistico Città di Lecce. Bella musica per tutti in una bella serata di maggio. Successivamente, verso le mezzanotte, c'è la processione della notte e il rientro di San Michele Arcangelo alla Chiesa Madre. Una processione che ricorda la processione dei pastori di San Michele del Gargano. Ed ora io direi di recarci verso Chiesa Madre, dove ci sarà poi il culmine, l'8 maggio, della festa patronale. E da piazza Vittorio Veneto siamo qui a Palazzo Lion, nel posto in prima fila per godersi questa panoramica e anche la festa. Come inizia l'8 maggio? L'8 maggio inizia con la celebrazione della Santa Messa solenne, presieduta dal nostro parroco Don Vito. Dopodiché al mezzogiorno c'è la processione che seguirà le vie del centro storico. Ma ci troviamo in un punto molto particolare. Questi sono i gradini dell'asta, come indicato anche nella tabella informativa di Pomarico in Tour della Proloco. Sono importanti perché la processione parte dalla Chiesa Madre con il simulacro portato a spalla dal Comitato Feste. Ci sono gruppi di fedeli che si organizzano per rilanciare delle offerte per l'asta
e si fa un percorso in cui si rilancia in continuo. Arrivati in questo punto, quindi proprio vicino all'ultimo gradino, nel momento in cui viene scavalcato, c'è l'aggiudicazione dell'asta della statua, e quindi i gruppi di fedele porteranno loro a spalla il santo. È un modo per contribuire alla buona riuscita della nostra festa. Sagrato della chiesa madre di Pomarico, in questa insolita ma bellissima scenografia di luminarie della ditta Mariano Light di Scorrano, le vedremo illuminate nei giorni della festa, e alle mie spalle il nostro tempio, la nostra chiesa madre, una chiesa la cui prima pietra fu posta nel 1748 e la prima funzione ufficiata nel 1784. Ora ci rechiamo all'interno, perché sicuramente è tutto pronto per la festa. Seguitemi. E siamo all'interno della nostra chiesa madre. È tutto pronto per la festa. Vi volevo adesso far notare la statua più antica di San Michele, qui a Pomarico. Ed è proprio questa statua che è stata fatta scolpire nel 1464 da Francesco del Balzo. Era nel centro storico, ha solcato le vie del centro storico a partire dal 1630 ed è stata la statua utilizzata per le processioni. Poi a un certo punto ci si è resi conto, alla fine del Settecento, che poteva deteriorarsi ed è stata conservata nella teca che si trova al centro dell'altare maggiore per circa 200 anni. Ora è qua che può essere osservata da tutti i fedeli. Adesso ci muoviamo verso l'altare, e quest'anno è addobbato in maniera molto, molto particolare. Abbiamo sulla nostra sinistra la statua di San Michele Arcangelo e sulla destra Maria Santissima del Rosario. Così come era nella chiesa madre del centro storico. C'era un altare a destra e un altare a sinistra. Ecco, la statua di San Michele Arcangelo che sostituì la statua in legno del 1464. Questo simulacro sorta le strade del paese l'8 maggio mattina ed è portato con una fascia d'oro che negli anni, diciamo anche nei secoli, i cittadini di Pomarico hanno donato in devozione di questo nostro santo. Allora, concludiamo questa visita nel nostro tempio dirigendoci proprio verso l'altare di San Michele Arcangelo. È lo stesso altare che c'era nella chiesa madre vecchia del centro storico e ha la stessa identica doratura che aveva lì. E passiamo davanti a questo bellissimo quadro di Antonio Ferro e arriviamo qui dove c'è il simulacro della statua di San Michele Arcangelo della lotta, e la statua che salirà in piazza Vittorio Veneto il giorno della vigilia e sarà anche il simulacro che salirà a lotta e
di discendere sul carro trionfale. E siamo a Colle di Sisto, all'oasi di preghiera Gianfranco Lupo, dedicata a San Michele Arcangelo. E è qui che ci sarà il culmine della festa dell'8 maggio, con la rievocazione del miracolo del grano, o della lotta, come viene anche definita. Infatti, dopo la messa, che sarà celebrata da Don Nicola Gurrado alle ore 18 in Chiesa Madre, partirà il corteo storico, organizzato quest'anno dalla Proloco con 45 figuranti. Arrivati qua racconteremo la storia del miracolo e distribuiremo 500 ricordini benedetti da Don Vito come ogni anno, e insomma chi riuscirà a prenderli farà la lotta per prenderli, poi vedremo. E successivamente parte di qui il corteo per la Chiesa Madre per la conclusione della festa. Nel sagrato della Chiesa Madre racconteremo l'ultima parte di quello che avvenne in quegli anni, sempre relativi al miracolo del grano, e ci sarà anche una grande sorpresa in quel sagrato che ora non sto. Quindi sarà sicuramente una bella festa. Confidiamo che il tempo anche ci aiuti in questo, vista l'esperienza dell'anno scorso. E concludiamo questo excursus storico sulla festa di San Michele ringraziando il Comitato Feste, nella persona di Don Vito Burdo, il suo presidente, e il suo segretario Peppino Di Motta, per quello che fanno, per l'impegno che ci mettono, per far sì che questa festa sia sempre più bella e sempre più grande. Dalla Proloco solamente un invito a tutti i comaricani: mettiamocela tutta anche noi, con qualsiasi tipo di contributo, per far sì che questa festa sia sempre più bella e sempre più grande. È la grande festa di Pomare. Dalla Proloco, buona festa. E a tutti voi vi aspettiamo il 7, 8, 9 maggio. Ciao dalla Proloco.